Dato che il tempo corre veloce, io inizierei con una poesia che ha scritto Alfonso Gargano, commercialista salernitano, famoso in tutta Italia, tant'è vero che mentre stava andando a Bari per un convegno ha avuto la mia notizia che c'era l'inaugurazione e l'ha scritto. Il campetto di pallavolo. Baker, battuta, schiacciata a sorpresa. La rete in alto che divide la contesa. Per divertimento o agonisticamente, intorno lo sguardo e il tifo della gente. Sei giocatori che si scambiano il ruolo nel nuovo campetto per la pallavolo. San Giuseppe guarda il centro pastorale con benevolenza in questa sera inaugurale. Nella struttura fiorisce una nuova funzione per la gioia dei ragazzi del rione. Alfonso Gargano. Bene. Bene, io sono grato al signor sindaco per l'affetto, per la stima che ha, non solo nei miei confronti, ma di tutta la comunità. E per risanare questo spazio, appunto, ne parlammo l'anno scorso, giungemmo a questa conclusione. Possiamo ricavarne un campetto, così facciamo l'utile e il dilettevole. Riqualifichiamo ulteriormente lo spazio, spazio che ha cominciato ad essere riqualificato al tempo delle mini universiadi, con l'illuminazione, la reggimentazione delle acque e così via, e poi oggi si aggiunge questo nuovo tassello a cui poi vedremo prossimamente, mi guardi e sorride, no, non impegni l'amministrazione, a fare in modo che possa divenire anche campo di pallacanestro. Io ringrazio per questo, no? E allora ringrazio il sindaco, l'amministrazione per l'attenzione e la vicinanza. È un servizio che facciamo per i ragazzi non solo del quartiere, perché arrivano anche da tante altre parti, ma d'altra parte l'importante è che loro con responsabilità utilizzano gli spazi, le cose messe a disposizione, se ne servano per la salute del corpo e dello spirito. E allora recitiamo un Padre nostro, così benedico, e poi passo la parola al sindaco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Signore, la tua benedizione santifica tutte le cose, benedici questo nuovo campo da gioco, in questo caso pallavolo per il momento, perché possa essere motivo di relazioni, motivo di dialogo, di accoglienza, di serenità, motivo di crescita per bambini, ragazzi e adulti che vorranno servirsene per vivere delle ore in serenità. Te lo chiediamo per intercessione del nostro caro San Giuseppe e di Gesù tuo Figlio e nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. Don Sabatino è un autentico vulcano, è un uomo che svolge una milizia civile con trasporto e con dedizione, oltre al suo ufficio religioso che tutti vi riconosciamo. La sua presenza nel quartiere è una garanzia di democrazia, di libertà e di legalità. Questo campetto che lui ha fortemente voluto e che noi abbiamo contribuito a realizzare è un'altra opzione, un'altra scelta che noi diamo ai giovani e ai giovanissimi del quartiere. Il presidente De Luca con le Universiadi ha reso possibile tutto questo, anche il campo di calcetto che vedete alla mia sinistra, e vi dà anche una bella illuminazione tecnica, sarei per dire, ad altezza di cose professionali. Don Sabrino già ha rilanciato dicendo dobbiamo metterci i canestri, per dire, insomma, non ci lavoriamo. Però la cosa che mi dà gioia e mi fa felice è vedere raccolta una comunità intorno ad una parrocchia che svolge questa sua funzione irripetibile, irrinunciabile, e vedere come anche il centro pastorale, come la chiesa, insomma,
c'è un insieme di aspetti che danno la possibilità ai cittadini di rasserenarsi, di sentirsi tranquilli, di sapere che quando i loro figli vanno dopo un sabatino in questi campetti sono in sicurezza, possono stare sereni, possono stare tranquilli e sono distolti da altre cose che è bene, dalle quali è bene essere distolti. Questa sera mi accompagnano i consiglieri comunali Rocco Galdi, Fabio Polverino, Filomeno Di Popolo, che sono a loro volta consiglieri comunali nell'accezione migliore del termine, nobile del termine, cioè loro tentano di essere vicini ai cittadini, di essere politici di prossimità, ci si rivolge a loro senza filtri semplicemente e svolgono la loro funzione relazionandomi su quanto è necessario fare e risolvendo anche da soli una serie di problemi con autonomia. Quindi questa sera parte un nuovo inizio, non ci fermiamo perché Don Sabatino non si ferma mai, è noto, e quindi andiamo avanti e speriamo di portare in porto altre iniziative. Queste sono iniziative che sembrano piccole ma hanno un'importanza eccezionale. Quindi grazie Sabatino, ti voglio bene e buon lavoro. E grazie di cuore. Grazie. Bene.